Arriva a Napoli l'opera di Maurits Cornelis Escher, il visionario genio olandese famoso per le sue prospettive impossibili e per le paradossali forme geometriche. La mostra, promossa dal Comune di Napoli e realizzata da Artemisia in collaborazione con la Escher Foundation, sarà aperta al pubblico dal 1 novembre nel Palazzo delle Arti di Napoli. 3 days ago, we finished a major exhibition in the northern part of Holland. Abbiamo tenuto una grande mostra in Olanda, alla città di Leuven, che ha 125.000 abitanti, ha attirato 250.000 visitatori. Allora, qui avete 3 milioni, e il lavoro che vi faccio è attirare 6 milioni. Good luck. Incantato dai paesaggi italiani, Escher soggiornò a lungo in diversi paesi del Mezzogiorno, fra cui Amalfi, Ravello e Atrani, che ritrasse in diverse stampe al principio degli anni 30. La mostra napoletana ripercorre l'intera parabola creativa dell'artista, dagli esordi fino alle opere più speculative, come le celebri Tre sfere, Altro mondo, Metamorfosi seconda e Relatività. L'immagine di Escher sono veramente un po' dappertutto e infatti qui alla mostra c'è una sezione che fa vedere che Escher nei fumetti, nella pubblicità, nella moda, nella cinematografia. Le immagini di Escher sono molto diffuse, solo che noi spesso non sappiamo che sono di Escher. Il mulino con l'acqua che scorre all'infinito, la casa che sembra, dove il tetto sembra un pavimento, ma guardando meglio si capisce che invece è un tetto. E poi alla fine questa parte dell'Eschermania, quindi tutto il percorso di Escher dall'inizio fino alla fine e l'influenza che ha avuto nella iconografia oggi della società moderna. Un'audioguida accompagna i visitatori nell'universo di idee e suggestioni che diedero impulso alla fantasia di Escher. Un'altra mostra di livello internazionale, eccellente, di cui siamo orgogliosi di poterla ospitare nel nostro Museo delle Arti, nel cuore di Napoli. Quindi ancora una volta al centro la cultura in città, con una dimensione sempre di più di eccellenza e di livello internazionale. Siamo convinti che sarà un successo, come in questi giorni stiamo registrando il successo delle mostre sul futurismo al Maschio Angioino e della famiglia Scarpetta De Filippo a Castel dell'Ovo. Altre informazioni sul sito www.mostraescher.it.